quando dormo in lei. Non posso farle un regalo e chiuderla lì. Ok, pretende delle scuse. Dammi. Eh? Mi stai ascoltando? Sì. Sì, certo. Ok. Comunque, questo silenzio. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok, che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. Dei vagabondi. Quanti? Una manciata. Vuoi provare? Sicuro. Mi sento buono. Vedi il cartello? Quello rosso? Prova a centrarlo. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Tieni d'occhio la strada. Sei un fenomeno. Non ne vedo altri. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Rendimelo. Ehi, grazie davvero. Ci voleva proprio. Certo. Prima le signore. Forse non dovrei dirtelo. Ma Joel è preoccupato per te. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto, lo sai. Ah, ok, ci proverò. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che... non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai... Te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Ok, andiamo. Bene, seguimi. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh, due runner in una casa. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo. Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo.
Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. Mi ha stupito la scena della fuga. Sì, buco. Il negozio di musica è più avanti. Dovremmo lasciare i cavalli. Sì, d'accordo. Il negozio di musica? Sì, lo vedo. Serve una mano? Ce la faccio. Da qui non credo si passi. Cosa? Cazzo. Una volta si passava a nuoto. Ok, quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare Carnotelli. Ci sto. Merda. Vieni a vedere qui. Pensi di riuscire a passarci? Beh, posso provare. Attenta però. Certo. Ci sono! Un momento! Bene. Ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Che stai facendo? E se ci fossero due bloater ad attenderci? Andrà tutto bene. Niente spore. Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Jesse e Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Più o meno. Perché? Ah, ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Ma stavolta sbagli. Vedremo. Non illuderti. Ce la fai a passare da qui? Vedi cosa c'è? Sì. Ok. Sono loro, vero? La coppia fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orta. E ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney.
Le ho sparato. Ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora... troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto... che ce n'erano a decine come me. Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso chi di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. O magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza. Jesse è crollato. Ehi, ci penso io. È un tipo a posto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli? Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Thank you.
Allora, se seguo la Route 5, dovrei arrivare all'ospedale. Benissimo. Devo passare. Ecco l'ospedale. Merda. Sembrava più vicino. Ecco l'ospedale. Ci sono quasi. Devo tornare in strada. Ok, è ora di andare. Come faccio a uscire da qui? Via di qui. Odio Seattle.
Tiratemi fuori da qui. Ok, dove cazzo sono finita? Ok, io sono qui e l'ospedale è là. Tagliamo dal parco. Bene. Ti conviene esserci, Nora.
Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! No! Ancora. Imbecille. Barca è partita, stiamo per fare le valigie. Bene, la mia ragazza mi aspetta all'avanguardia. Ti prendi per il culo. Devo andare di sopra. Ehi, siamo brave insieme. Ci credo. Ma non è giusto. Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo, lo terrò presente. Gli alieni si stanno avvicinando. Hai saccatato ordine di ricomputare. Whitney sarà nascosta coi suoi giochini. Di questo passo ci vorrà tutto il giorno. Servono almeno due squadre in più per spostare la. Sei tu, Nora. Forse se avessi messo più guardie, Abby sarebbe ancora in cella. Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Al diavolo, devo tornare al lavoro. Nora, io non voglio pagare per lei. Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Ah!
Aiuto! Un intruso! Ehi, c'è nessuno! Nora! Non sperare di salvarti! Dov'è Abby? Stai inalando spore. Sei tu. Sei una luce. Le luci non esistono più. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso.
pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Sono io. Ellie. Va tutto bene? Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Le braccia. L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti.